Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Al via per oltre 500.000 studenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Dopo due anni di stop per l'emergenza sanitaria tornano le prove scritte. Oggi si inizia con l'italiano. Proposte 7 tracce di 3 diverse tipologie, analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione di carattere espositivo argomentativo sull'attualità. Domani la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo. E occupiamoci della politica. Di Maio, ringrazio il Movimento 5 Stelle che mi ha dato tanto e a cui ho dato tanto. Quella di oggi è stata una scelta sofferta che mai avrei pensato di dover fare. Io e tanti colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle, che non sarà più la prima forza in Parlamento. Draghi avanti come ci chiede il Parlamento su Kiev in Senato prima del Consiglio dell'Unione Europea, preoccupato per la maggioranza. A questa domanda risponde vediamo, e poi ringrazia l'Aula, unità essenziale, via libera a una risoluzione di maggioranza. Il Cremlino ha confermato che incontrerà una delegazione del Ministero della Difesa turco per discutere della creazione di un corridoio sicuro per l'esportazione di grano ucraino. Il presidente russo Putin non parteciperà all'incontro. Andamento Covid, sono 62.704 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, sale anche il tasso di positività al 21,4%. Chiudiamo con lo sport. Buona notizia arriva dagli europei di scherma: nel fioretto Garozzo, Marini, Focconi e Bianchi regalano all'Italia, reduce dalla tripletta nella prova individuale, un'altra medaglia d'oro, superando in finale la Francia. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.